aspettando mai, oh. Eccoci. Ciao a tutti, per questa puntata del Ribollito siamo a Pisa, all'Osteria Rossini, e ci ha portato ovviamente anche il campione Baldone, che dovrà tenere il titolo. Allora vediamo qual è la specialità con cui lui, il campione Baldone, sfiderà il titolare. Ciao Stefano, piacere. Ma cosa devo dire, qualcosa io? Eccomi qua, non ci crederete, ma sono con il titolare dell'Osteria Rossini, Stefano. Anche perché fa Rossini di cognome, mi ha detto, quindi il nome si è già capito perché vuole avere. Certo, non si sbaglia. Facciamo una cucina tipicamente toscana, usiamo tutti i prodotti di prima scelta, tanti prodotti sono biologici, salumi tutti senza conservanti. Senza conservanti, sale, bene, perché sennò il nostro campione Balzone aveva qualche problema con i conservanti. Esatto, ecco. Pasta tutta artigianale. Sì, quindi tutta fresca, tutta roba fresca. Certo, e degli ottimi vini. E degli agricoltura biologica. Roba fresca, biologica, ottimi e ottima cuoca. E cucina toscana, e ottima cuoca. Peccato che anche la mia moglie, però insomma, si può sopperire alla cosa. Meglio sì. Bene, il Baldone l'ha già conosciuto, il nostro campione si vuole tenere stretto il titolo e lo dovrai sfidare con una vostra specialità. Lo sfidante sarà lui, mio figlio, che ovviamente ha uno stomaco più fresco e robusto del mio. Bene, ascolta, qual è la specialità con cui Leonardo sfiderà il nostro campione? La specialità sono dei maccheroncini freschi, fatti con freschi. I tre cavoli. E una sbriciolata di noci. È una sbriciolata di noci? Sbriciolata di noci. Ti metterà in crisi la sbriciolata di noci? Eccomi qua con Cristina, moglie di Stefano e chef della Osteria Rossini. Allora, facciamo questo piatto molto semplice con delle verdure di stagione, sì. broccoli, cavolfiore e cavolo nero. E poi anche delle noci. Delle noci. Questa è la pasta? Maccheroncino fresco, sì, ed è fresco, si vede. La pasta mettiamola, Sì, la pasta mettiamola e tanto Tante sono pasta 5, fresca. 5 minuti di cottura. 5 minuti e basta? 5. No, tremenda, ma dai il trucco di Cristina, oh, il timer, il mio timer. Anche un paio di cucchiaiate. Vai. Abbonda, vai, grandissimo. Posso provare anch'io? Vai. Vado, me boh. Oh, come boh? Come boh? Ok, si impiatta? Si impiatta? Vai. Dicelo te, si impiatta? Eccoci qua, ragazzi. Ta-da! Vai. Pronti? Grazie. Via. Allora, se vince il Baldone, noi anticipiamo il piatto, eh? Pronti? Via! Vai, forza, dai, piglia di più. Dai, cos'è? La ruspa del latte? Che cos'è? Dell'aspirapolvere, magari. Dai, Leo, forza! Una messa in due. Bimbo! Baldone! Ha vinto! È andata, caro bimbo! Maremma, ragazzi, oh. Ma non ti ferma nessuno! E ti dovevo aiutare io? Poi lui ha mangiato un quarto d'ora fa! Bravo, però si è impegnato davvero il tuo uomo, Voglio? Si è impegnato davvero il tuo figliolo, Bravo Leonardo, dai! Per l'impegno! Bravo Leo! Per l'impegno, un brindisi! Vinci! Ok, anche per questa puntata il Baldone si tiene stretto il titolo di campione di abbuffata nel Ribollito. E Stefano, noi ti ringraziamo comunque. Grazie a voi. Primo mondiale, ma con che cos'era questo primo? Con i tre cavoli e la sbriciolata di noci. Leonardo, mi dispiace per te, anche se ti sei impegnato. Era per la prossima. No, ce n'è. Hai perso e sei fuori, aria. L'ha perso, punto. E voi, mi raccomando, non perdete le prossime puntate del Ribollito per vedere sempre il Baldone vincere. Spero. Little by little by little by little by little by little.